Ho ascoltato con attenzione in particolare il richiamo da parte del, mi pare, primo o secondo relatore che ha presentato le linee di indirizzo, in particolare il punto nel quale, punto diciamo sull'informazione, ha detto il caposaldo è l'informazione, quindi ha parlato anche di partecipazione da parte dei lavoratori, rappresentante che mi sembra assolutamente un punto importantissimo. Ha parlato di messaggi semplici, immediati, efficaci. Bene, questa è una parte di competenza della psicologia, quindi noi siamo, come dire, gli esperti insieme ad altri naturalmente della comunicazione. E quindi rispetto a questo richiamo, sicuramente non possiamo che essere d'accordo e ci mettiamo a disposizione appunto per, come dire, rispondere al meglio a questo tipo di messaggio appunto che dobbiamo dare. Noi vi informo che abbiamo comunque rispetto alle norme, abbiamo ovviamente come ordine professionale dato abbastanza in tempo reale tutte le informazioni necessarie, per esempio per la ripresa, la fase 2 legata alla sanificazione, abbiamo l'igienizzazione, abbiamo fatto un vademecum sia regionale che nazionale, appunto, rivolto ai nostri iscritti, che in prevalenza sono passati dal lavoro ovviamente in presenza a quello in videochiamata. Ma adesso stanno riprendendo questa l'attività libero professionale seconda appunto dall'ultimo DPCM. Una cosa invece che volevo così lanciare rispetto al discorso, alla bella relazione che ci ha fatto il medico, l'ordinario in medicina del lavoro, ha parlato della legge 81, ha citato tra le numerosissime cose la legge 81 e rispetto a questo allora mi permetto di inserirmi rispetto al discorso, diciamo, dell'opportunità che sia, come dire, considerato anche il lavoro del professionista psicologo rispetto alla valutazione del rischio psicosociale. Quindi questo, ne approfitto di questa occasione di parlare appunto con tutti voi e di poter appunto collaborare rispetto a questo. Quello che mi viene in mente, sul quale noi vorremmo lavorare, concludo, è pensare a qualche protocollo, qualche, diciamo, un progetto, insomma, che possa aiutare piccoli imprenditori o comunque artigiani che si trovano sicuramente in una situazione di grande disagio rispetto alla ripresa. Noi parliamo, sì, di tutte le linee, di tutte le cose che ci sono state dette, ma naturalmente noi sappiamo che molti sarà molto difficile il discorso, penso solo alla ristorazione, ma anche agli albergatori, insomma, tutte quelle categorie di, diciamo, di operatori che non so quanto riusciranno, insomma, a riprendersi e anche su questo, quindi su questa in particolare, questa tipologia, questo target di lavoratori, mi chiedo se insomma, sia il caso di un pochino prevenire un discorso comunque di disagio psicosociale che possiamo aspettarci, anzi purtroppo le cronache ci fanno vedere che ci sono già stati, diciamo, delle reazioni purtroppo, come dire, di disperazione, ma anche insomma, comprensibili. Ecco. Quindi io voglio insomma rinnovare ripeto, ringrazio per questa iniziativa insomma, che ci ha fatto un po' mettere insieme ed ascoltarci per poter appunto collaborare in qualche modo. Grazie. Grazie. Io mi ricordo che in tempi passati, come presidente dell'Ordine Ingegneri, abbiamo con gli psicologi fatto tutta una serie di convegni della psicologia del lavoro al lavoro, proprio per
sinergizzare su queste cose, uguale con gli avvocati, uguale con tutte le altre categorie professionali. Questo qui dovrebbe essere l'inizio di un tavolo di sinergia, di un tavolo di messa a sistema delle varie competenze a livello istituzionale, a livello ordinistico e associativo, proprio per portarci in questa direzione, cioè l'interdisciplinarità, perché la valutazione del rischio è interdisciplinare. Io ancora adesso ricordo e ringrazio la funzione degli psicologi, perché io come responsabile del procedimento per il Ponte Morandi, lì c'è stata veramente una grande attività e necessità. Una cosa, decreto 81, nell'articolo 28, cioè la valutazione del rischio, che è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, dice che va fatto con semplicità, brevità e comprensibilità. Ecco, io non ho mai visto dei tomi così spessi proprio nella valutazione dei rischi. Qua bisognerebbe tornare proprio all'origine della norma e applicarla per quello anche che sono le parole, che nasce bene questa norma. Secondo me è stata burocratizzata da un uso improprio.